Ciao a tutti, oggi voglio parlarvi dei miei preferiti del mese di luglio. Una cosa che ho stra-adorato e che, ahimè, ho quasi terminato sono i pochi al tè verde che ho preso a Rimini Comics. Avevo preso pochi pacchi perché comunque costicchiano abbastanza e poi è estate, si squagliano, non si mantengono tantissimo e quindi non ne ho preso tantissimi, li ho quasi finiti, questo è l'ultimo pacco, ma io li adoro, li amo tantissimo, mi piacciono un sacco. Se vi piace il sapore del tè verde matcha, fanno per voi, veramente, sono buonissimi. Una cosa che ho indossato praticamente tutti i giorni di quest'estate è stata questa collanina che ha come ciondolo un origami, una gru in origami. L'avevo comprata su Etsy, magari cercherò di recuperare il negozio da cui l'ho comprata e magari ve lo metto qua sotto in descrizione. Io adoro particolarmente Etsy per quanto riguarda le cose fatte a mano, ci sono tantissime cose super personalizzate e questo in particolare mi piace tantissimo perché io adoro gli origami ed è un gioiello comunque molto fine, molto discreto, però allo stesso tempo carico di significato. Mi piacciono tantissimo queste cose perché si abbinano veramente con tutto e sono molto molto fini. In estate in genere non utilizzo profumi perché li sento un pochettino troppo pesanti, ho paura che lasciano delle macchie se si esposti al sole, quindi in genere utilizzo delle acque profumate, però questo mese ho utilizzato invece un vero e proprio profumo, questo è Love Story di Chloé, e a parte che è un packaging veramente molto carino, mi fa molto stile tipo principessa, non so per quale motivo, mi piace tanto come è strutturato il profumo e l'ho utilizzato tutte le sere, quindi non l'ho mai utilizzato durante il giorno appunto per evitare macchie, però tutte le sere me lo spruzzavo perché ha un odore veramente bellissimo, mi piace un sacco, mi dà proprio l'idea di essere tipo una signorina o comunque di essere un pochettino speciale, non lo so, se vi capita di sniffarlo in profumeria mi raccomando perché secondo me è un profumo molto delicato, però allo stesso tempo elegante, se si può dire per un profumo, non lo so. Comunque è molto molto buono. Questo poi è stato il mese dei videogiochi. Ho giocato tantissimo con il Nintendo 3DS perché non avevo tanta voglia di leggere, non c'era niente che mi ispirasse particolarmente e quindi il mio tempo libero lo passavo giocando. Ho giocato in particolare al Professor Layton e l'eredità degli Aslant. È un gioco che avevo cominciato, mi sembra, un anno e mezzo fa, perché comunque mi è stato regalato per San Valentino dal mio amoroso, e mi piaceva tantissimo, però per un motivo o per un altro l'avevo un po' lasciato in disparte. Questo mese l'ho ripreso in mano e l'ho terminato, e ho pianto alla fine di questo gioco, veramente. Ero molto molto emozionata, mi è piaciuto tantissimo, gli enigmi secondo me sono veramente molto molto intelligenti, alcuni sono particolarmente difficili, altri sono anche abbastanza facili e la storia comunque, la trama che c'è dietro è veramente molto molto bella, mi è piaciuta veramente tanto. Verso la fine ci sono tantissimi colpi di scena ed è anche molto toccante, insomma, straconsigliato se vi piace questo genere. È il primo del Professor Layton a cui gioco, ma è bellissimo veramente. Un altro gioco poi che ho preso recentemente ma che ho terminato per quanto riguarda la storia principale è un gioco a cui non avevo mai giocato, giuro, e sono impazzita giocandoci. Comunque è Super Mario Bros. Il numero 2 sempre per quanto riguarda il Nintendo 3DS e non avevo mai giocato a Super Mario, quindi questo è stato il primo gioco e io impazzivo veramente. Alcune cose le ho trovate particolarmente difficili per me e non sapete le notti insonni passate a giocare a questo gioco per superare magari un livello e la rabbia quando faceva game over e dovevo ricominciare tutto da capo, veramente è stata una cosa tediosissima, però allo stesso tempo molto molto divertente, mi è piaciuto davvero tanto. Ho cominciato poi a guardare la terza stagione di Hannibal, che è ambientata in parte in Italia ed è veramente bella. Sono arrivata solo all'episodio 8 perché finora sono usciti soltanto 8 episodi, anche se mi sembra che sabato è uscito il 9, ma controllerò. In ogni caso i primi due episodi un pochettino mi hanno delusa, mi hanno annoiata perché erano
fatti completamente di flashback della seconda stagione, quindi mi ha dato un pochettino noia, ma già dalla terza, dalla quarta, bellissimo veramente, a me piace tantissimo Annie Wall. Poi in questa stagione ci sarà Francis Dolaride, che è il, diciamo, protagonista di Red Dragon, il libro scritto da Thomas Harris, da cui sono da cui è ispirata la serie TV. Quindi sono molto curiosa di vedere che cosa combinerà Francis, come si svilupperà la storia, cosa farà Hannibal, cosa farà Will. Sono molto molto curiosa, anche perché purtroppo sarà l'ultima serie, nel senso che l'hanno interrotta, quindi spero tanto che qualcuno riprenda in mano questa serie, perché a me piace tanto. Lo so che è un pochettino grottesco da dire, però è molto bella. Questo mese inoltre sono stata una sola volta al cinema, qualche giorno fa, però il film mi ha lasciato qualche perplessità, quindi per quanto riguarda il film preferito del mese, è un film che ho visto invece in TV ed è Ender's Game. Non sono andata a vedere il film al cinema quando uscì perché non mi ispirava particolarmente, pensavo che fosse, diciamo, una storia abbastanza banale, vista e rivista, o soltanto per bambini, e invece mi è piaciuta tanto la storia. Il finale no, però è, diciamo, il primo capitolo di una lunga serie che ho visto, che sono tantissimi libri in realtà, e qua in Italia mi sa che ne sono usciti soltanto 3, ma va bene, a parte questo, è sì un film tratto dal libro che si chiama appunto Ender's Game, ed è veramente bellissimo. In poche parole, la Terra è stata attaccata dagli alieni e da quel giorno l'umanità non fa altro che scogitare un modo, diciamo, per contrattaccare questi alieni. E che cosa fa? Praticamente sceglie dei ragazzi giovani, dei bambini, e li seguono attentamente, diciamo, nel loro percorso di istruzione. Questi bambini vengono praticamente istruiti tramite videogiochi, giocano tantissimo ai videogiochi per sviluppare, diciamo, delle capacità tattiche, di strategia, di guerra, e pochi eletti, diciamo, vengono scelti per affrontare poi la vera e propria scuola di guerra, che è nello spazio. E oh mio Dio, una scuola di guerra nello spazio, è veramente una figata assurda secondo me. Anche il fatto che scelgano dei bambini, che si affidino a dei bambini per elaborare una strategia, un modo per contrattaccare appunto gli alieni, la trovo veramente una cosa molto molto intelligente, e il film mi è piaciuto tanto. Ultimo ma non ultimo, l'applicazione del mese sicuramente Snapchat. Se non mi seguite, mi raccomando, Snapchat è diventata, diciamo, la mia nuova droga dopo Periscope. E per chi non lo conoscesse, praticamente è una semplicissima applicazione dove si possono condividere delle immagini, dei video relativamente corti, si possono applicare degli effetti, e la particolarità sta che queste immagini, diciamo, durano soltanto 24 ore. Potete scegliere se condividere, diciamo, pubblicamente quello che state facendo, o inviarlo, diciamo, soltanto a un vostro amico, una persona che conoscete. È secondo me un'applicazione veramente molto molto carina, e quindi sono abbastanza ossessionata e faccio foto, video a qualsiasi cosa. Oh mio Dio. Tendo anche a pubblicare magari delle cose tra virgolette inedite per quanto riguarda i video, faccio vedere magari delle cose che sto facendo, voglio mostrare nei video che sto girando. Ci sono tantissimi, oggi non riesco a parlare veramente, metto tante foto e video soprattutto dei miei gatti, quindi se vi può interessare questo genere di cose mi trovate come Cibis The Way, ormai è abbastanza palese. Questi quindi erano i miei preferiti del mese, fatemi sapere qua sotto cosa ne pensate, soprattutto quali sono stati i vostri preferiti del mese, sempre che ne abbiate, perché non è una cosa scontata pensare alle cose che si sono preferite in un dato mese. In descrizione trovate qualche link utile per quanto riguarda le cose che ho citato in questo video, se mi sono dimenticata di dire qualcosa riguardo a qualcosa in particolare. Ci sono tutti i link ai vari social dove potermi trovare: Facebook, Twitter, Instagram, su Snapchat, come citato poco fa, e altre tantissime cose che trovate sempre qua sotto, quindi dateci un occhio. Spero che il video vi sia piaciuto e noi ci vediamo a un prossimo video. Ciao!